now, ladies and gentlemen, the only, the one, Mr. Jonathan Cachanian. Benvenuti a Modern, il programma che vi rapisce dalla strada per trasformarvi in modelli. Bacioni a tutti coloro che ci seguono da casa, ai nostri aficionados, al pubblico in studio. Oggi sono emozionato e sono in gungheri perché è il puntatone. Una settimana fa abbiamo pescato due ragazzini innocenti, Cinzia, Cinna, non ho ancora capito come si pronuncia, e Riccardo. Li abbiamo pescati, hanno passato un provino, esame di qua e di là, e servizio fotografico, e sfilata fai da te. Adesso sono nel backstage, sono un po' emozionati, perché tra poco si sfideranno su questa passerella e uno solo di loro verrà eletto modello della settimana. Tanta roba! Sapete chi decide? Lo sapete benissimo, vero che io sono Super Partes, per questo raduno settimanalmente una corte di esperti del mondo dello spettacolo, del gossip, della moda, e chi più ne ha più ne mette. Allora presentiamo la mia corte, una corte importantissima, a partire dal nostro top model italiano, bellissimo, Samuele Riva! Vai Samu! Ormai saluta, mica sei in capa, manda un bacio che ti amano, te lo do anche io. Benvenuta allora, primo della corte di questa settimana, lei, modella di intimo, tanta, alta, soda, sempre sorridente, Manuela Raffaità. Ma che meraviglia, un modello ragazza iPod con un top di maglia di metallo e una mini gonna. Scusi, ma faccio sentire anche a me. Grazie, che meraviglia, me lo tengo io. Bene, continuiamo, sento un po' di musica e continuiamo con la carrellata di ospiti. Abbiamo il nostro saggio afro chic, Waku. Eccolo qua, con pantaloni grigi in chantum di seta, scarpe in tinta, spolverino leggermente animalier. Ma che meraviglia questa Magnum. Qual è la perla di saggezza che ci dà questa settimana? Sappi Jonathan, che un viaggio lungo 1000 chilometri inizia con un piccolo passo. Ha ragione. Allora faccio a lei questo piccolo passo con il mio iPod verso la divanata arancione e anch'io faccio qualche passo e annuncio il prossimo ospite. Talent scout di modelli idraulici, furtivendoli, avvocati, non ce ne sono più nelle strade. Li ruba tutti quanti lui, Alex Modern. Mi piace questo contrasto del giallo e del nero di Alex Model. Scusi, a cosa è dovuto il giallo? Oggi gelosia, quindi gelosia, un po' di porfidi, arrabbiature, quindi siamo qui. Lei viene qui a portare la sua gelosia. Di chi è geloso? Ma per adesso di nessuno, molto di me stesso. Di nessuno, bene, allora con la sua gelosia si accomodi sul divano arancione. Lei è una modella brasiliana, lei è stupenda, lei è bionda, lei ha la pelle bianca, lei ha i denti perfetti. Lei è Sara Müller. Eccola, leggermente cowboy, col suo cappello verde, in feltro, divina, camminata perfetta, impeccabile, signorina, me lo dà un bacio per far rosicare tutti quelli che ci vedono. Oddio, voglio morire. Grazie a Sara Müller e continuiamo, il nostro stilista, il cromatologo e il re dei ventagli, dopo di me, Ubaldo Lanzo. Al ventaglio, io non farei mai un gesto del genere, lei è pazzo, continuiamo. Voglio qui il mio fotografo, colui che realizza meravigliosi servizi fotografici, ex modello, attore, oggi anche psicologo e fotografo, e chi più ne ha più ne metta, Michael Kenta. Coda tirata, lancio verso una Magnum, pizzetto meraviglioso, camicia, giacca, pantalone e scarpa, tutto sul nero. Oggi recita la parte del tenebroso, giustamente, salve. Che delicato questo Give Me Five, mi è piaciuto. Ma questi tutti che si danno i cinque, mica siamo in America, a New York, robe da matti. Oh, già mi sento meglio, la prima scarica l'adrenalina è andata. C'è un buchino, manca qualcosa. Vorrei un duetto meraviglioso, il maestro Christian Efesi con del programma. Accompagnato dalla sua musa ispiratrice, nonché top model, dai capelli rossi, biondi, non lo so, ormai decidete voi, Marta Cecchetto. Uscita dedicata interamente al pittore Mondriani, due modelli si trasformano solo per oggi in attori, anzi in opere d'arte. Guardate questo pandan di abiti per il maestro The Face, fascia, giacca e pantalone per lei, abito sorretto da crinoline e fiocco in testa. Insieme ci regalano questa Magnum divina,
Ancora complimenti alla mia costumista, a questi colori che ci regalate sulla passerella. Un bacio, un applauso all'icona del programma e al fatto che ci portano la cultura in passerella, l'arte. Loro sono un'opera d'arte vivente, però adesso andate sui divani, eh? Non è che opera d'arte, grazie, mi tocca il sedere, The Face. Mi emoziono così. Bentornati a Modele. Mancano ormai pochi minuti alla nostra tanto attesa grande sfilata. Proprio alle mie spalle, nel mio adorato backstage, i tutor stanno impartendo gli ultimi consigli preziosi ai concorrenti. Curioso di sapere cosa dicono? Anch'io, se vuoi. Sono molto contento, Cava, posso chiamarlo Cava, no? Che mi segue nel mio backstage. Allora le presento la mia consulente d'immagine, Margherita Perico. Lei sa tutto ciò che accade qui, gli arrivi, i tessuti nuovi, gli stilisti, chi fa ciao, cosa. Margherita. E lei è la concorrente in questione, una stangona bellissima. Bellissima. Grazie. Allora sa far portare bene le creazioni Cavani. Direi proprio di sì. Allora, guardi, la Margherita sa tutto ciò che ci ha mandato qua in magazzino stile Cavagna. Lei un po' cosa vedrebbe bene sulla Cintia? Ho visto che lei ha questi capelli dorati, vedrei sicuramente un colore cacao. Questa è una camicia in crepon di seta che verrà abbinata a questo pantalone un po' pigiama palazzo molto largo di raso di seta. Adoro io quelli a pigiama larghi, mi stanno da Dio. Bellissimo. Allora, Riccardino, Ricci, grazie alle parrucchiere bravissime. Anche noi dietro al tablo che vi presento lo stilista Cavagna, stilista d'alta moda, la Perico. Eccoci, allora lui è Riccardo, il maschietto. Ciao Riccardo. I nostri due finalisti si stanno preparando per la grande sfilata. Chi diventerà modello della settimana? Lo scopriremo tra poco. Direi col nostro defilé, ma prima il rito propiziatorio, io non so come cavolo si pronuncia, diamo a Kenta quel che di Kenta, io vado in poltronissima a godermi la grande sfilata, vai! Allora, loro sono pronti, noi siamo pronti, voi siete pronti? Allora, come dico sempre, let's go loco! Cynthia per l'uscita street indossa abito e giacca Ibris e collana Sciarrapagano, borsa Westwood e stivali Janet & Janet. Per il suo blue jeans, Cynthia è nella giungla metropolitana. Riccardo veste giacca, gilet, camicia, jeans e accessori Firetrap, scarpe e Pepe Jeans. Per il suo blu jeans Riccardo è un collegiale a Londra. Mi pareva molto tranquillo, molto sciatto, molto street. Ecco, Cynthia divina dominava la passerella con aggressività e violenza. Bentornati a Modena, cari amici, la passerella è ancora calda e scottante dopo il nostro defilé. Sono curioso di sapere cosa avete scritto sul sito a proposito di quegli scatti, e ce lo dice la Costantini che sta monitorando tutto. Allora, questi utenti che navigano su modeland.it, e cosa dicono gli scatti? È piaciuto moltissimo, Jonathan, il mood easy rider di Cynthia, con il vento tra i capelli e poi a suo agio con il grasso e la polvere di auto. E di Riccardo invece è stato apprezzato questo suo macismo nel sollevamento delle gomme d'auto e poi questa leggerezza nelle bolle di sapone. Beh, come biasimare poi i nostri utenti, hanno ragione, bravi, continuate a entrare nel sito e commentare. Ma ora, visto che vedo un po' indecisa la corte, chi ha votato per Riccardo, chi ha votato per Cinzia, chi ha detto bene su di lui, bene su di lui, insomma non sono tutti decisi, allora dico vediamoci un sano replay del nostro defilé. Sfilata per
bene alla fine della passerella tutti insieme con la Gnomo Derby, vincitrice solista. Vedete tutti voi anche due parole per Riccardo che non ce l'ha fatta, potrà ritornare in gioco se voi da casa lo voterete sul nostro sito come Pop Model, mi raccomando. Festeggiamenti belli, ci vediamo settimana prossima con una nuova settimana della moda.